La prima parola è la continuità. Nessuno può fermare questi percorsi. La continuità. La continuità. È dura, è difficile, è in salita. Ci sono venti contrari, i bastoni fa le ruote. La continuità. L'invincibile estate, Ostia, SPQR, Wisp e Libera. Bene pubblico e legalità sul litorale romano. Una festa per fare il bilancio e salutare la prima stagione di SPQR Spiaggia Libera. Tenere quel livello alto della sfida e della coerenza anche rispetto agli altri. E allora sono perfettamente d'accordo. Siamo noi, Wisp, che chiediamo al CONI, al governo, al Parlamento, alle reti sociali, al forum, anche dentro i percorsi legislativi della riforma del terzo settore. Il problema non sono i controlli, noi ci stiamo già controllando e venite a controllarci, sempre, costantemente. Il giorno dopo vogliamo il riconoscimento del valore sociale. Noi abbiamo scelto di stare da una parte e non dall'altra. E allora tutto quello che accade, che dice, i dossier e quant'altro, noi siamo qua. Siamo qua perché abbiamo bisogno di non essere solo la Wisp, siamo qua perché abbiamo bisogno di non essere solo la Wisp Libera, siamo qua perché abbiamo bisogno di restituire gli spazi di libertà, non solo quelli fisici, ma anche e soprattutto quelli culturali, per dare un segnale chiaro e fare la nostra parte dentro il paese. Che il mondo sportivo e quello della promozione sociale sia un mondo di uguali. C'è bisogno di indicare quelli che sono, che è lo scarto del valore sociale dell'azione anche di un'associazione sportiva come la nostra. E di capire quali sono gli ambiti di merito, quali sono gli elementi per essere meritevoli di intercettazione di risorse pubbliche. Stessa cosa all'interno delle reti sociali del forum del terzo settore. Guardate, su questo fatemelo dire. Perché io lo voglio dire come un elemento di orgoglio di questa associazione. Capitato anche, diciamo, un po' quasi in coincidenza, insomma, Mafia Capitale è arrivato dopo. Nessuno ha fatto un passo indietro, nessuno ha arretrato di un millimetro. Quindi tranquilli, se qualcuno pensa, oh mio Dio, ma è successo qui non è successo niente. E la dimostrazione che è successo qualcosa di bello e di buono lo danno quegli attacchi. Tutto quanto sta accadendo sta sviando fortemente da questo impegno iniziale. Sta sviando, ma noi rispondiamo, e rispondiamo parola su parola, documento su documento, dato su dato, perché siamo tranquilli, siamo proprio tranquilli. Guardate, ve lo dico, se qualcuno di voi ci ha avuto qualche momento che dice oddio mio, ma questi avessero tranquilli, testa alta. Si moltiplicherà certamente, diventerà un fermento, noi dobbiamo continuare a fare tutto questo e a farlo insieme. Insieme dobbiamo fare una battaglia culturale innanzitutto, no? Perché la cultura è la sveglia delle coscienze, da qui guai. Uno può criticare, può dire tante altre cose, perché chiaro, non è tutto semplice e facile per nessuno, ma nessuno si può permettere di tirare fango, di dire cose false, perché io credo che noi dobbiamo trovare la forza. E tu l'hai detto molto bene, sezionando veramente quei passaggi in cui c'è anche il nostro dovere di chiedere al governo, di chiedere al Parlamento, di chiedere alle istituzioni, di chiedere conto, come chiediamo conto anche alle nostre realtà, alle nostre associazioni, di essere oneste, chiare, pulite e trasparenti. Nessuno idilio con nessuno, voglia di collaborare, ma guai chi si permette di mandare in giro falsità, perché diventerà un boomerang per loro. La verità sì, la verità sempre, sempre la verità. Allora dobbiamo imparare il coraggio di avere più coraggio. Certo che sono situazioni amare, che fanno male, che feriscono, che strumentalizzano, che ci strumentalizzano, che ecco, però non lo si può permettere questo, con onestà, con passione, con competenza.
noi con alcune forze politiche collaboriamo, chiediamo conto, se condividiamo l'obiettivo, allora vogliamo lavorare insieme con ruoli e competenze diverse, abbiamo trovato alcune forze politiche che sul reddito di dignità, reddito di inclusione, per dare più dignità e libertà alle persone, tocca poi la politica presentare in quelle aule e portare a conclusione un percorso politico perché questo possa fermarsi. Noi eravamo partiti già con Miseria Ladra prima a chiedere una dignità per tutte le persone, un minimo, che l'Europa ha chiesto da anni, l'abbiamo sempre accettato da tutti, le osservazioni, nessuno pensa di essere chissà chi, che le cose che si facciano possono avere anche dei loro limiti, per carità, ma le falsità no, le falsità no. Che ha fatto anche di fatiche, che ha fatto però anche di una volontà di prendere coscienza che quel percorso ha bisogno di ciascuno di noi. E la terza parola in questa strada in salita, oggi più che mai, ma che ha bisogno del nostro scatto, anche del nostro scatto, è certamente la corresponsabilità. È la corresponsabilità. La strada è in salita. La strada è in salita. Il problema delle mafie nel nostro paese è tornato fortissimo. Più forte di prima, paradossalmente, capite? E allora qui c'è... Noi dobbiamo continuare questo nostro percorso. E il tuo bambino che arriva col piedino diventa proprio quell'immagine di queste orme che devono, che tracciano un sentiero che ci invita a camminare di più insieme. La strada in salita è tre parole che ci hanno accompagnato in questi anni, la vostra storia, ma anche la storia di Libera, che è un coordinamento di associazioni. Non dimenticatelo mai.